Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Nicola con la sua Capture. Già lo conoscete per chi mi segue, perché abbiamo già fatto un video assieme e abbiamo parlato della sua auto dopo 2 anni, come è andata, come non è andata. In caso vi lascio il link in descrizione. E appunto Nicola su quel video ci ha parlato di come si è trovato con questa Capture, ma adesso oggi volevamo fare un confronto generale tra la sua Capture full hybrid e la mia Capture a GPL. Chi conviene, cosa non conviene, i pro e i contro di una motorizzazione e dell'altra. Allora, vi dico subito che sono 2 auto diverse. Allora, la sua è la RS Line come allestimento, la mia è un Intense. Forse la mia è un po' più elegante, la sua è più bella sportiva. E appunto adesso Nicola vi farà vedere le differenze tra i due frontali, che lui ha rilevato, visto che era la prima volta che vedeva la mia. E così vediamo lui che cosa ha notato come differenze. Sì, allora niente, ciao a tutti intanto. Allora, cosa ho notato? Beh, davanti si nota subito la griglia sotto, cioè questa parte qua è diversa rispetto alla sua. Questa è un po' più elegante, come diceva lui, è intinta con la carrozzeria e ha quelle buchette cromate. Invece qua c'è una griglia a nido d'ape più sportiva, appunto, dato che è la RS Line. E c'è questa parte qua in plastica che ricorda quelle di Formula 1, le Renault in Formula 1. Però per il resto, come frontale, mi pare che sia uguale, insomma. Cioè. Sì, qua abbiamo questa rifinitura qua in finto, una cromatura, diciamo così, che appunto l'aria entra qua per raffreddare anche le ruote e il sistema frenante. Quella secondo me è la differenza maggiore. Poi per il resto non vedo queste gran differenze. No, differenze secondo me non ce ne sono non ce ne sono anche di differenze estetiche, nel senso che non è che una sia più bella dell'altra. Va a gusti. Una più sportiva, una più elegante, tutto qua, insomma. Secondo me la Capture come linea resta sempre indovinata, è una bella macchina. Secondo me che di qualunque colore sia, di qualunque versione, è sempre un'auto molto bella. Sì, poi la sua ha i cerchi da 18, vedevo qua, comunque dopo andiamo a vedere nel dettaglio. E allora, di versioni di Capture ce ne sono ben 4, perché la diesel ormai è sparita, che all'inizio l'avevano fatta 1500 diesel, il classico motore e poi è sparita. Bene, allora abbiamo la versione 1300 mild hybrid, sì. Significa che non si ricarica, solo un piccolo aiutino nelle partenze. Un piccolo aiuto, sia una batteria mi pare un po' più grande, un alternatore diverso. Quindi. Okay. Poi abbiamo la full hybrid, che è questa di Nicola, che è un 1600 aspirato con dei motori elettrici che la porta fino a 145 cavalli ed ha una batteria da 1,2 kW, sì, circa, e poi andremo a vedere i consumi e che cosa serve questa batteria. Abbiamo la mia che è il 1000 TCE, quindi un motore a GPL, e è un motore che parte a benzina per poi passare a GPL. E grazie al GPL abbiamo dei risparmi quando andiamo a fare praticamente il pieno. È un 100 cavalli, che secondo me è un motore 3 cilindri che va veramente da Dio, indovinato. Se magari mettevano il 1300 qua GPL, sarebbe stato ancora meglio. Beh, certo. E se... Adesso mi viene in mente, e se facessero un'ibrida a GPL? Un'ibrida a GPL non so neanche se esistano, però potrebbero farlo. Però potrebbe essere, cioè, per farci risparmiare, 20 con un litro di GPL sarebbe... Beh, magari, sì, magari. Un lusso, perché secondo me spazio ne avrebbero per mettere il bombolone al GPL. Potrebbero fare anche un'ibrida a GPL, magari un 1300 turbo a GPL, come hanno fatto, o il 1200 che hanno fatto adesso sulle nuove Renault, sì, a GPL con l'ibrido da 2 kW di batteria. Sarebbe una cosa buonissima, ma chissà. Chissà, insomma, magari in un futuro lo faranno. Bene, e poi c'è la versione plug-in, che appunto ha una batteria da più di 9 kW, che ci permette di fare 40-50 km, sì. Costa molto di più, perché siamo intorno, penso, ai 10.000 euro di differenza. Rispetto alla mia sono quei 7.000, sì. 7.000... Cioè, questa è una differenza importantissima. Ha voglia di ammortizzarli, 7.000 euro. In effetti non se ne vendono più tanto in giro. Se ne vendono tantissimo di full hybrid come la tua. Sì, da quello che vedo secondo io. Secondo me le full hybrid se ne vendono tante perché è una macchina comoda, non ti serve la ricarica per. Non ti serve la colonnina per caricare, non ti serve il posto auto, il garage, non ti serve niente. Tu vai, semplicemente vai tranquillo, senza fare niente, e la macchina ti fa consumare meno senza fare niente alla fine. Guidi normale. Sì.
E quella là secondo me è la cosa più indovinata. Bene, allora adesso facciamo una panoramica attorno alle auto, parleremo delle differenze un attimo, degli interni e poi come consumi. Allora io vi dico, sono riuscito, cioè riesco dopo quasi 60.000 km a fare, ho una media di 13,5 km con un litro di GPL, che siamo, GPL. Stamattina l'ho fatto a 67 centesimi. E Nicola, tu in che media sei con la tua? Io con la mia sono a 20 km con un litro di benzina. E media dopo? Media dopo 20.000-25.000 km, quindi... Una media reale. Una media reale, sì sì, compresa di autostrada, di montagna, di macchina ferma col clima acceso, macchina ferma per scaldarsi adesso che fa freddo. Quindi una media realissima. E... Non fai le corse perché non fai le gare? Ma sì, ogni tanto metto in sport, ogni tanto qualche corsa la faccio, ma poca roba. E sono più le volte che vado tranquillo, no, guida normale. E 20 con un litro che sono ottimi, sono un consumo ottimo per una macchina del genere, che è anche alta, ha le gomme larghe, insomma, se uno vuole una macchina economica, la prende per i consumi, non sceglierei la Captur io come macchina, cioè nel senso, sì, sceglierei altri modelli, insomma, è una macchina che consuma poco, Ed è una macchina comunque per famiglia, perché sia io che Nicola abbiamo due figli, e anche lui ha due figli, quindi seggiolini, sì, passeggini, quando andiamo in vacanza dovete calcolare per quattro persone di bagagli. Sì, assolutamente. Quattro persone come peso da portare avanti, e quindi questi consumi nostri sono consumi reali di due famiglie con diverse. No, sì, sono consumi reali, cioè non è una recensione, non è che ci hanno pagato per dire le cose. No, anzi, io dovrò pagare Nicola, sì, perché ha dedicato infatti, qua. Infatti iscrivetevi al canale, perché più iscritti ha, più prende soldi, più me ne dà, quindi mi raccomando. Quindi, è tutto proporzionale, quindi aiutateci a crescere e magari a portarvi altri video, e appunto perché penso che questa recensione qua serve a chi è indeciso, prendo ibrida, prendo GPL, e capire quali sono le differenze e quali sono i consumi e le prestazioni di due famiglie diverse reali, non quello che vi raccontano sui giornali o quello che vi raccontano alle concessionarie a volte, che pur di vendere spingono. Sì. Comunque, guarda, mi salta subito un dato, io 20 km con un litro, lui 13, quindi consuma è meglio la mia. In realtà no, perché alla fine lui, parliamo di 13 km con un litro di GPL però, 60 centesimi, no 67, quindi 67. 70 centesimi, 70 è la metà, no, è un terzo, quasi un terzo di quello che costa la benzina. Due volte e mezzo più o meno, quindi è come se io facessi 26 e 30 con un litro. Ecco, lui sta facendo 30 con un litro e io ne sto facendo 20. Consideriamo che questa costa quei 2-3 mila euro in più, di sicuro, al netto degli incentivi di questo e di quell'altro. Certo che dopo qua non si paga il bollo per 3 anni, ma insomma non è una differenza così. Saranno 200 euro. Sono 200 euro l'anno, mentre che siano 500-600 euro nei 3 anni. Dopo si pagherà un po' meno di bollo, perché si paga il bollo sui cavalli termici, quindi 90 al posto di 100, ma la differenza è minima. Bene. Però se uno deve prendere l'auto per una questione economica, secondo me il GPL vince. Sì, perché... sull'economicità, sì. Se guardiamo però il comfort di viaggio, perché io ho provato l'Arcana e anche la Clio con questo motore, con questo cambio, non c'è paragone, cioè non c'è paragone, sì, assolutamente. Secondo perché... me, io guarda, ho provato il 1300 da 140 cavalli col cambio manuale e ho provato questa, la full hybrid col cambio automatico, e sinceramente è un'auto, ha una guida molto più rilassata, confortevole, quasi one pedal come le elettriche, non si frena molto poco, è una guida rilassante, insomma, tranquilla. Anche il cambio, che molti criticano, secondo me... Certo, sulla guida sportiva non è un cambio sportivo, non è un cambio doppia frizione, non è un cambio così. Ma dicevi che nei 2 anni ti ha fatto un aggiornamento per il cambio, perché ti lamentavi, sì, anche te che il cambio era un po'... Io ho provato l'Arcana, bisogna studiarlo, bisogna impararlo, sì, che ci vuole un po' di tempo per capire come consumare veramente poco. Sì, sì, sì. Diciamo che bisogna studiare un po' la macchina, l'ibrido, come funziona, come le tecniche per risparmiare. Comunque ti dico, io e anche mia moglie che la guida, lei non sta tanto a guardare, lei parte senza qua, e il consumo è quello, cioè non è che stiamo qua a dire cose. E l'aggiornamento c'è stato un aggiornamento importante quest'estate, che ha migliorato il cambio alla fine, perché prima cambiava quando un po' voleva lei, cambiava in ritardo, restava su di giri, adesso questa cosa è molto migliorata e quindi secondo me adesso è a fuoco, è molto a fuoco adesso. Bene, bene. È importante anche questo, perché gli aggiornamenti servono anche a questi, e soprattutto avendo un cambio elettroattuato, sì, che è tutto comandabile dalla centralina,
secondo me, la miglior cosa fare questi aggiornamenti qua, in base anche alle esigenze dei clienti, insomma. Bene, adesso facciamo una panoramica veloce e poi guardiamo un attimo gli interni per differenze e poi tiriamo le conclusioni. Le auto viste così esternamente e allora, frontalmente sono queste. E la differenza è, come vi diceva prima Nicola, la griglia e qualche particolare. Poi noto i cerchi da 18, i miei invece sono da 17. Sono anche un po' diversi come estetica. Belli tutti e due. I cerchi da 18, Nicola, tu come ti trovi? Cioè, sono veramente rumorosi e senti tanto le buche oppure no? Punto di domanda. Allora, no, nel senso che non sono rumorosi, le buche... Allora, le buche si sentono un po', sinceramente, sulle buche quelle importanti si sentono, ma insomma non, niente di così grave, insomma, non ho notato tutti questi difetti. Ok, bene, quindi i cerchi, secondo me, 17 e 18 va benissimo tutti e due, 18 sono più belli. Allora, 18 sono più belli, hanno il difetto che non sono catenabili. Ah, ecco, quindi, questa... Non sono catenabili, da libretto non sono catenabili, nel senso che bisognerebbe prendere delle catene diverse, più fine, bisognerebbe prendere le calze da neve, alla fine si risolve con una gomma invernale o insomma, che io ce l'ho. È sempre la miglior cosa, secondo me. Secondo me è la miglior cosa, cioè io le catene, le prima le avevo solo per la legge, diciamo, per averle, ma non le ho mai messe alla fine. Quindi basta mettere una gomma invernale e il problema è risolto. Il problema certo è risolto. Bene, e poi mi facevi notare che la mia auto ha i freni a tamburo, nonostante non sia ibrida. Quella di Nicola, che è ibrida e quindi è il motore che frena, perché la maggior parte viene frenato dal motore, ha i freni a disco dietro. Sì, parliamo del posteriore, perché davanti ovviamente tutte e due hanno i freni a disco. Sì. E nel posteriore sì, il full hybrid ha i freni a disco anche dietro. Sì, è assurdo perché alla fine con l'ibrido dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe essere il contrario, perché io alla fine... Come dicevo nell'altro video, fai anche viaggi di 100, anche 200 km praticamente senza quasi mai toccare il freno. Eh sì, perché avendo l'ibrido che anzi usa la frenata rigenerativa per frenare, ma per ricaricare anche direttamente la batteria. Esatto. Vediamo che poi dietro ci sono delle differenze, forse perché questa è la versione RS Line. Vedete che la mia ha lo scarico piccolino lì, mentre quella di Nicola ha due finti scarichi, lo scarico infine è sotto, però è una fatta un po' diversa. Sì, ci sono più cromature sulla mia, sulla sua è più quelle cromature opache, che secondo me sono anche più belle, più sportive, sono queste qua, vedete. Comunque vista da dietro è così. La si riconosce per questa targhetta qui che abbiamo, E-Tech Hybrid. E adesso volevo fare un confronto tra i bagagliai. Guarda, i bagagliai così. Te li apro io, guarda, apriamo il mio, semplicissimo, apriamo il tuo qua. Si apre nello stesso modo, i bagagliai sono uguali. Bene, adesso qua ho lo zaino per tutte le riprese, comunque adesso andiamo a toglierlo. E voglio farvi vedere che sia GPL, che sia appunto in questo caso full hybrid, il bagagliaio è simile. Allora, in questo caso qua abbiamo il bagagliaio di quella di Nicola e io ho visto l'ibrida ricaricabile, il bagagliaio è questo. Allora, per la plug-in sì, il bagagliaio è questo e si ha sotto solo pochissimo spazio per i cavi di ricarica e pochissimo altro, tipo il triangolo. Cioè. Esatto. Invece questa basta alzare e c'è molto spazio per mettere i bagagli. Insomma, questo qua, questo pannello qua che si può togliere semplicemente così, esatto. Basta toglierlo e metterlo qua. O potete lasciarlo a casa se dovete fare un viaggio, vedete? Andiamo a recuperare questo spazio qua, che comunque sono una quindicina di centimetri, e ci accorgiamo subito dello spazio in più che possiamo avere. Allora, questo è il bagagliaio appunto della full hybrid, mentre andiamo a vedere quella dell'auto GPL, che è quella mia, infine vedete che visto così è uguale identico, anche qua c'è questa roba qua, alla fine lo tiriamo via. Sì. Ecco, una differenza che mi sono subito accorto io appena ho fatto questa operazione, metto giù questa roba, e questa, la maniglia, beh, il bagagliaio è uguale, cioè, adesso io non so... Sì, è uguale, secondo me, sembra un po' più profondo, ma neanche tanto, proprio sarà un centimetro forse. Quella maniglia là, e io l'ho già detto in un altro video, Nicola, se tu carichi le valigie per la famiglia, sta qua, è una maniglia che rompe le scatole. Sì, è pratica perché puoi mandare avanti i sedili da qua,
come i tuoi, che lo fai da dentro. Dall'altra parte tu metti la valigia qua e hai sempre sta maniglia che rompe le scatole. Ecco, questo è un, secondo me, forse un difetto, è un pregio difetto, perché qua è molto più comodo, perché basta fare così e si spinge il sedile avanti e indietro, se serve, sì. Però appunto resta sempre la maniglia là. Invece sulla full hybrid la maniglia non c'è, cioè non è qua più che altro, ma esatto. È dentro, e quindi i sedili si spostano da dentro, facciamo vedere lo stesso. Sì, io vengo di qua. La maniglia è qua sotto, è nascosta, si siede, basta fare così e si tira via il sedile. Sicuramente guadagnando così bagagliaio. Sicuramente è più pratica la maniglia della GPL. Però questa non ci sono maniglie che rompono le scatole per caricare bagagli. Così io vi assicuro che il bagagliaio è molto grande. Beh, è grande così. Togliete il pannello, questo qua, voi potete caricare qualunque roba. Poi la station wagon è più spaziosa? Beh, certo. Sì, ma la station wagon, anche altre misure sono più spaziose, ma qua parliamo di una macchina che è lunga 4,20 m, quindi esatto. Una misura assolutamente normale. Sì, e poi basta mandarla indietro, ci sono vari scatti, non è che dovete mandarlo sì, tutto certo. Avanti e tutto indietro, non so quanti scatti ci sono, ce ne saranno una decina, penso, e potete regolarlo come volete. Se avete bisogno di spazio davanti, ma avete bisogno anche di caricare per quei 2 cm una valigia un po' più lunga, potete farlo tranquillamente. Cosa che io ho sfruttato tantissimo, da qua alla Scenic che avevo, l'ho sempre utilizzato. Guarda, ho fatto delle foto con dei bagagli, col bagagliaio pieno, sia col pannello sia senza pannello, con delle valigie al passeggino, dopo le facciamo vedere. Sì, in caso le metterò in allegato così vediamo. Esatto, perché veramente il fatto del bagagliaio, anche a me, che mi hanno chiesto, tanta gente mi ha chiesto quanto il bagagliaio, quanto è grande, se ci sta la roba, se è sufficiente insomma per 4 persone. Per me sì, è sufficiente. Per me persone. Sì, cioè per l'auto che è, di sicuro se la confronto alla Scenic che avevo prima, che era una monovolume, non posso metterla in confronto, ma stiamo parlando comunque di un B-SUV. Ho visto l'altro giorno che ho provato la DR6 che è lunga 4,50 m, che è un SUV, un C-SUV, quasi un D-SUV, al bagagliaio è più piccolo di questo. Perché loro gli danno tanto spazio all'abitabilità, che anche qua comunque non è per niente male, perché se adesso Nicola prova a sedersi sulla sua o sulla mia, che intanto è uguale, sì. Come spazio, dobbiamo far conto che prova a sederti, adesso il sedile è impostato sulla mia altezza, che sono 1,80 m, e guardate che comunque assolutamente spazio ce n'è, assolutamente lo spazio ce n'è, e quindi è anche molto comoda, insomma l'altezza per la testa c'è. Sì, perché comunque guardate qua, cioè Nicola è alto 1,82 m, penso. 1,80 m. Sì, sono 1,80 m, insomma 1,82 m, sì. Comunque sì, lo spazio c'è, dietro è molto comoda. Io mi sono seduto poche volte sinceramente, però ho fatto dei viaggi dietro e nessun problema, comoda, ci sono a tutto, le bocchette. Perché ha le bocchette dell'aria. Certo, bocchette dell'aria, prese USB molto importanti adesso, e una presa accende sigari che alla fine serve per... Avendo bambini. Per avere ulteriori prese USB alla fine. Sì, perché l'accendi sigari penso che ormai non lo usa più nessuno. Sì. Come accendi sigari, ecco. Bene, una differenza che noto rispetto alla mia sono queste, le maniglie, che io semplicemente non le ho. Qua ci sono 2 maniglie nessuna. Dietro. Io non le ho, quindi non so se ne sono mai dimenticate. Non le ha messe. Vabbè. Cosa molto strana, perché ultimamente stanno mettendo alcune maniglie davanti e dietro, alcuni solo dietro. Boh, non riesco a capire questa cosa qua, se va a risparmio o se è proprio. Comunque, perché... anche scendere dall'auto, come vedete, cioè io sono alto 1,80 m e semplicemente senza fare niente, cioè, è semplicissimo. Cioè, non è per niente difficile scendere e salire dall'auto. Quello sì. Bene, adesso guardiamo un attimo gli interni e poi ci salutiamo. Bene, siamo ognuno a bordo della propria auto, giusto per vedere le differenze degli interni, degli allestimenti. E Nicola è lì che sta registrando appunto il suo interno. Allora, prima cosa che noto, vabbè, è il display. Io l'ho presa col display da 7 pollici, mentre il tuo, Nicola? Beh, il mio è un display da 9 pollici e 3, messo in verticale. Ok, quindi secondo come me un tablet o sì, un cellulare è molto comodo, anche perché basta un click su quello che dovete aprire e si apre a tutto schermo, quindi per esempio la mappa si apre a tutto schermo ed è molto comoda quando non sapete dove andare. Bene, poi altre differenze che ho visto è la console, Nicola, del tuo cambio automatico, che ha una doppia console, come? Alla fine sì, allora la
console è questa, c'è il cambio automatico sospeso, questa è la console vista lateralmente, vedete che qua c'è un vano portogetti, non tanto capiente, ma ci sta magari il portafoglio o altre cose, qua c'è il vano chiave e qua c'è un vano abbastanza capiente, per me molto capiente, perché nel senso che il mio telefono, che è un 6 pollici e mezzo, ci sta perfettamente, se lo volete mettere così, oppure lo mettete così come faccio io e insomma ci sta. Bene, mentre anch'io ho un vano qui che posso mettere il cellulare, dove ho la ricarica wireless, che era un optional, le due prese USB e la aux, però il suo è più largo perché il mio telefono, che è un Samsung S22 Ultra, ci sta tranquillamente, mentre sul mio non riesco a metterlo dentro. Poi ho la leva del cambio qui bella in alto, pronta per cambiare, per il mio cambio manuale, il suo è automatico, che è bellissimo, anche esteticamente molto bello. Le bocchette qua, il climatizzatore, mi sembra che siano tutto uguale. Non... sono uguale, c'è questa parte rossa che è un'esclusiva dell'RS Line, per far vedere la sportività. Comunque le bocchette sono uguali. Ok, io ho l'impianto audio Bose, ma anche quello era un optional da acquistare a parte. Ecco, io purtroppo non ce l'ho, l'impianto audio normale potrebbe essere uno dei difetti dell'auto. Ah, ok. Dei micro difetti dell'auto. Perché qua il Bose suona veramente bene. Poi abbiamo il display, che è comunque uguale, perché non è tutto display, ma abbiamo solo la parte centrale, sembra un display anche lì da 7 pollici. Il cielo, il mio è bianco, cioè è chiaro, non bianco, una volta era bianco forse. E le strofine ce le abbiamo uguali, appunto le maniglie che diceva prima Nicola, di differenza. I sedili sono anche i miei semipelle e poi un po' di tessuto, cosa che secondo me è la miglior cosa per respirare sia d'estate che d'inverno, così non è tanto freddo. Poi per il resto mi sembra di vedere le stesse, non vedo differenze assurde, ecco, così. Poi lo specchietto è diverso, retrovisore. Ho visto adesso così che il tuo non ha bordi. Non ha le cornici. Ah, bello. Non ha le cornici, è un po' diverso, ma insomma non è così rilevante, insomma, lo specchietto. Qua è fatta molto bene, c'è l'aletta parasole, quando aprite si accende la luce, c'è lo specchio, insomma, ottimo. Qua c'è il microfono, l'autoparlante, il microfono per parlare al telefono, insomma. Molto bene, bene. Adesso scendiamo e facciamo i saluti al nostro pubblico, che speriamo che aumenti sempre di più. Bene, eccoci qua, siamo usciti dalle auto e volevo chiedere a Nicola, secondo te che difetti ha questa Captur? Allora, la Captur, beh, parlando di tutte e due, cioè sì, tutte e due le versioni, sì, che tanto sono uguali, cambia il motore. Allora, difetti veri e propri secondo me non ce n'è, c'è niente di rilevante, di così grave, a meno che non si hanno difetti proprio dell'auto, che tanti leggo che hanno dei difetti proprio che la macchina non va, che devono chiamare il carrozzerezzi, che si rompe questo, sembra l'altro. Secondo me difetti veri e propri non hanno. Io dico l'impianto audio, io ho l'impianto normale, tu hai quello Bose, esatto. E secondo me se c'è la possibilità prendete l'impianto Bose, che è tutta un'altra cosa, nel senso che il mio è un impianto audio normale che va benissimo, si ascolta la musica, funziona tutto, ma l'impianto Bose è un'altra cosa, se non costa troppo la di differenza. Mi sembra che la differenza su accessori era sui 500-600 euro, guarda, non vorrei dirvi una cosa per un'altra, però era quello là il prezzo. Beh, se sono 500 euro io li spenderei, perché cambia tanto, cambia soprattutto nei bassi, nel subwoofer, insomma nell'ascolto, non tanto della radio normale, ma quando mettete un po' di canzoni normali, i miei bassi gracchiano già a medie volumi, i suoi invece sono belli pieni, insomma, quindi quello. E dopo, secondo me, ho sempre detto, mancano quei 2 giga di RAM sul sistema multimediale, forse perché siamo abituati col telefono, che i telefoni adesso sono super veloci, iper reattivi. Questo sistema multimediale è un pelo gommoso, funziona bene, funziona tutto, anche il navigatore, anche tutto quanto. Ma si potrebbe migliorare? Sì, si potrebbe migliorare, magari alleggerendo il sistema o mettendo questi 2 giga di RAM in più. Ce l'ho sempre su, non costano niente, perché non li mette in una schedina, sì, tanto RAM. Bene signori, allora noi vi salutiamo, fatemi una cortesia, iscrivetevi al canale, vi lascio qui sotto, basta premere il tasto iscriviti e siete a posto. Salutiamo Nicola e lo ringraziamo per averci aiutato in questi video e averci portato la sua macchina, e attivate il tasto di notifiche e mettete un bel like al video se vi è piaciuto e se è stato utile. Ciao a tutti!
Ciao ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace, l'ho messo anch'io, mi piace, non so niente. Ciao ciao.